dovuto a gran varietà del calcio, che oggi vede protagoniste due compagini alle prese con la fase a gironi. Il loro estro è innegabile. In campo possiamo contare sulla presenza di talenti notevoli. Un torneo ancora in fasce, ma che speriamo si svilupperà regalandoci emozioni crescenti, proporzionali all'aumento della posta in gioco. Siamo certi che questi ragazzi non sono qui per annoiarci. Ne vedremo delle belle in questo incontro, amici. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Khedira può davvero fare la differenza sia in attacco che in difesa. È instancabile, corre tanto, in grado di spezzare il gioco avversario per innescare i contropiedi molto pericolosi. Ma soprattutto la sua caratteristica più... Ken! È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Bonucci. Provano a partire in velocità. Cerca la profondità. Passaggio intercettato. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Joao Cancelo. Ken. Joao Cancelo. Douglas Costa. Joao Cancelo con il traversone. C'è la palla lunga in avanti. Bonucci. Cerca l'uomo là davanti. Decide di sfruttare la fascia. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Cross deviato dal difensore, corner. Pjanic, la gioca corta. Chance per tirare. Sicuri in fase di palleggio. Vediamo che decisione prende. Kranevitter l'appoggia sulla fascia. Qui cerca il tiro. Grande parata. Joao Cancelo ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Ranivite, pallone lungo in verticale. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Alessandro. Bonucci. Costa. Joao Cancelo scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. Può colpire. Non è riuscito a buttarla dentro. Il portiere ha avuto un attimo di esitazione, non sapeva bene se uscire o meno. Potevano sfruttare meglio questa opportunità. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Calcio di punizione per lo Zenit. Riceve il passaggio. Ecco il tiro. Alessandro. Prova a giocarla in profondità.
Emre Can. Entriamo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Attenzione, che prova la parata di Szczęsny. Calcio di punizione per la Juventus. Alessandro. Khedira. João Cancelo. Ecco il traversone. Libera tempestivamente. Emre Can. Ottimo il fraseggio. Alessandro. Cerca il numero. João Cancelo. Douglas Costa raccoglie un passaggio dalle retrovie. Prova a prolungare in avanti. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Guarda Fabio, a parte la mancanza di reti, non ci sono molti altri appunti da fare. Se continuano così, prima o poi troveranno la via del gol, o almeno speriamo. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Davvero incredibile, che gol! E ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa, ha funzionato a meraviglia. Chiellini la fa sua. Si ricomincia dal portiere. Spinazzola. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Scatta verso il pallone. Se ne va. Pallone dentro. È attento e allontana senza problemi. Tocco preciso. Granivit. Rakischi. Scodella in avanti. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Shatov, di forza. Qui può partire il contropiede. João Cancelo. Il gol a inizio di secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione, il carattere e l'aggressività. Riceve in ottima posizione. Archisio. Granivit. E la palla, deve approfittarne. Attenti al tiro. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione. Doveva sfruttarla meglio. Costa. Guardaline sventola la bandierina e corner. Ci mette una pezza.
la spinge in avanti. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Un'altra azione in copertura. Shut off. Bella azione sulla corsia di sinistra. Occhio al tiro. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Scatta verso il pallone. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Smolnikov, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. E perde il duello fisico con l'avversario. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. João Cancelo. Costa. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Bonucci legge bene l'azione, blocca il pallone. Costa. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Prova a verticalizzare. Fa sportellate con il suo marcatore. Pericolo. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Palla al centro. Manca pochissimo alla fine. Se vogliono segnare devono provarci adesso. Non c'è più tempo da perdere. E finisce così, dunque, stretta di mano tra i due allenatori e tutti sotto la doccia. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Nel secondo tempo...